Dai, parto. Ciao divette e ciao divetti, oggi sono qui con un super ospite, Chiara D'Alessandro. Che onore, Chiara, averti qui. Sono grazie. Veramente onorata, non sai quanto, anche perché è un po' di tempo che cerchiamo di vederci e non riusciamo. Per vari impegni, casini, situazioni. Comunque vi dico che è bellissima dal video, cioè dal video ciao, cominciamo, dal vivo è bellissima, ma poi è magrissima, è veramente, è magrissimissima. Comunque è molto meglio di persona, eh? Grazie, grazie Chiara, ti ringrazio davvero. E è vero, stavamo parlando prima, abbiamo notato che comunque ci sono varie differenze dal video, la persona, anche tu comunque sei molto più carina dal vivo, diversa rispetto comunque al video. Grazie. E la stessa cosa si può dire anche di Follettina, anche di altre persone che ho conosciuto, che dal vivo comunque sono meglio rispetto al video. Sì. Purtroppo il video voi ci vedete un po' più brutte di come siamo nella realtà, invece siamo più fighe. Questo è un video in cui voglio un po', diciamo, tra virgolette, intervistarti per scoprire la verità su Chiara D'Alessandro, perché comunque tu sei un personaggio molto controverso su YouTube, sì, anche sì. Molto odiato. E devo dirti la verità, all'inizio, quando non ti conoscevo e insomma c'era stato il boom di Chiara D'Alessandro, parliamo non so di un paio d'anni fa così, anche a me stavi un po' sulle palle, anch'io ero un po' hater, non dichiarata, però dicevo ma questa qui che cosa si inventa, perché fa queste cose? È stato un po' difficile inquadrarti, questo te lo dico. Però quando hai fatto il video su di me, sui capelli, cos'è, erano biondo, sì, tragico, sì. Non sei stata... No, ma lì ti avevo già rivalutato. Però ti parlo proprio dell'inizio. Quando iniziavano a uscire, quando stavi con l'altro tuo ex, sì. Lì proprio, cioè, non è che uno odia a prescindere, però non si capiva bene dove volessi andare a parare, diciamo, con qualche balla che ti sei inventata. Quindi quello che ti chiedo è come mai ti sei inventata quella cosa sulla gravidanza e tutte queste cose qua, per quale motivo hai detto comunque bugie a chi, okay. A chi ti segue? Adesso in esclusiva solo per te, sì. Si saprà la vera verità, ok, quindi è in esclusiva tua, eh? Sì. Allora, praticamente vabbè, io stavo col mio ex, però non tutti sapevano che l'avevo lasciato, lo riprendevo, era un rapporto così, perché comunque lui aveva una dipendenza, sono riuscita a tirarlo fuori da quello, per carità, su certi aspetti era molto molto bravo, come si vedeva nei video e tutto, però poi dopo c'è ricaduto, io sinceramente mi sono stancata, non c'era più quell'amore che avevo all'inizio e nulla, quindi... Il giorno che comunque io ho fatto il video che Giuseppe se n'era andato, io l'avevo cacciato di casa in realtà. Ok. Però poi cosa è successo? È sopravvenuto il senso di colpa, cioè il detto cosa ho fatto, sarà giusto quello che ho fatto, ma sei sicura Chiara, vuoi veramente? E sono stata malissimo. Poi destino vuole che comunque ho avuto un ritardo, io ho fatto veramente un test di gravidanza che ha risultato positivo, okay. Quindi non era stato alterato quel test di gravidanza, io pensavo realmente di essere incinta, okay. E quindi insomma l'avevo un attimo fatto capire un po' a tutti, sono andata in ospedale e ovviamente sì, ho recitato un po' quella addolorata, affranta così. Perché ci sta, dai, ci certo, sta. Certo. Visto le visualizzazioni che avevo avuto. Hai fatto benissimo, anche siamo qua su YouTube anche per quello. Certo. E quindi ho saputo che non ero incinta e sono stata veramente contenta. L'ecografia che mi hanno fatto era vera, infatti ho fatto un pezzo, ma poi si vedeva, cioè si vedeva il monitor, c'era il mio nome e tutto, però non ce l'ho io. Cioè io ho fatto praticamente un pezzo di video al monitor fermo, ok, quindi cioè non sì, era, sì, sì, ecco, sì. Quindi niente, ho cavalcato, ok, okay. Quindi non era una vera bugia, comunque tu veramente hai avuto un ritardo e hai avuto sì. Un falso positivo, sì, quindi esatto, dal test che sì. Hai comprato in farmacia. E tutta questa situazione ha creato appunto
tantissimo odio nei tuoi confronti, un hating nei tuoi confronti, proprio perché la gente magari non capiva, si sentiva presa in giro, sì. Diceva ma questa è pazza, ma questa cosa dice, ma cosa fa? Sì, no, quello e mi dispiace, quindi... mi sono scusata. Ok, niente, se non me ne frega niente, sì. E cosa dici a chi ti ritiene, diciamo, un esibizionista, narcisista e istrionica come tu comunque un po' sei, perché sei una persona molto teatrale, no? Tu ti ritieni veramente così? Cioè, ti ritieni di avere proprio un bisogno di esibirti, oppure qual è il motivo per cui hai deciso di fare YouTube? Allora, il motivo che io ho deciso di fare YouTube, sinceramente, e questo l'ho sempre detto, è stato il mio ex a dirmi fai YouTube, perché secondo me sei portata. Il primissimo video che ho visto è stato di Chiara Facchetti, perché cercavo praticamente come organizzare un aperitivo, una cosa, venuto fuori lei sul balcone. Ok. E poi mi ricordo che guardavo tantissimo te all'inizio, poi dopo vabbè non ti ho più guardato. Poi no, comunque io ho visto tantissime cose tue, quindi fatti il solito percorso, sì, le sì, cose, sì, l'ambica, rosiconi, okay. Simpaticissime. Comunque ci tengo a dire, che, aspetta, adesso ti rispondo anche alla tua domanda, ci tengo a dire che quando appunto ho smentito la gravidanza non mi sono inventata aborti, ma ho detto ho inventato tutto. Non ho usato la scusa dell'aborto, non l'avrei mai fatto una cosa del genere, perché purtroppo, e di questo non voglio parlare nello specifico, del mio attuale compagno sono rimasta incinta e veramente ho capito, mi è successo sì, questo sì, sì. E più di questo non dico. Ok, va bene, va bene. Per quanto riguarda il fatto, sì, a me piace stare davanti alle telecamere, mi è piaciuto sempre di più, però non mi sono montata la testa, perché comunque io sono, come mi vedi, sono, perché sono alla mano, sono disponibile, se vengo fermata o comunque se c'è da fare qualche cosa, non mi sento di essere egocentrica. Però mi piace tantissimo stare al centro della casa. Ok, è bello, infatti, infatti. E tu, parlando sempre di figli, hai una figlia, Vera. Ciao, e, 22 anni. Sì, e anche lei ha un canale. Che sì. Rapporto hai con lei? Tra l'altro bellissima, bellissima tua figlia. Sì, sì, l'ho vista, è bellissima, una ragazza stupenda. Sharon's la salutiamo. Sì, ciao, ripetilo. Sharon's Corner. Ok, andate quindi a guardarla perché veramente ti somiglia ed è veramente carinissima. Sì, sì, sì. Quindi che rapporto hai con lei? C'è stata forse qualche incomprensione? Allora, sì, c'è stata un'incomprensione, ma non c'entra nulla con YouTube, sono questioni private che comunque erano di cose comunque che sì, una mamma e una figlia certo, possono sì, avere, sì, ma comunque non sto scendendo nel dettaglio, certo, anche per rispetto suo. Però no, adesso andiamo d'accordissimo, bene, sto mi fa a posto, piacere, non ci sono problemi piacere di alcun tipo. Sì, sì, mi fa piacere. E poi una cosa che voglio chiederti, una mia curiosità, ti dirò, io non seguo tantissimo i tuoi video perché in generale i vlog mi annoiano un po' di più, pure i miei, quindi non so. Però mi ricordo di un tuo vlog che avevo guardato con molto interesse, quello dei ladri, e mi ero chiesta, ma era vero o era una cosa inventata? Tutto vero, dei ladri. Quello è tutto vero. Tutto vero, tu davvero hai sentito i ladri nel palazzo, sì, che cercavano di entrarti in casa? C'erano stati già i ladri nel palazzo, sì, non era la prima volta. Infatti, se si nota nel video, ci sono veramente dei carabinieri veri. Ovviamente non ho potuto riprenderli in faccia, però li ho ripresi, insomma, sì, e sì, parlano sì, e tutto, no, quello è assolutamente al 100% vero. Ho capito, ho capito. Sì. E invece, cambiando totalmente argomento, parliamo di Pomeriggio 5, la cosa sì, più recente. Che bello. Allora, hai avuto questa esperienza, sei stata bravissima, grazie, perché comunque hai saputo tenere testa una Barbara D'Urso un po' perculante in quel contesto. Tu cosa ne pensi di questa polemica che si è scatenata nei confronti di come lei ha trattato Follettina? Allora, tu l'hai vista anche magari fuori sì, dalle sì, scene? Ma io l'ho vista comunque di persona perché sì, ero lì. Allora, io ti dico che inizialmente l'ho presa molto male quella cosa con il letto dei capelli, e se fossi stata io mi sarei alzato pure di aver risposto a tono. Però poi dopo ho capito che sinceramente non l'ha voluto fare con cattiveria, ha voluto seguire il copione, la scia che comunque dei video che si sono visti, e l'ha voluto fare anche per comunque drammatizzare sugli haters. Non penso che sia stata cattiva, okay, vuole fare veramente... Però io al di là della battuta dei capelli
notato anche delle provocazioni anche verso di te, ad esempio quando vi ha chiesto se sareste andati alla spa in bikini, cose del genere, un po' ad andare a puntualizzare il fatto che, no, che il tuo follettino non abbia una forma fisica perfetta. Questo non ti ha offesa, Assolutamente diciamo. no, non frega niente. Non te ne frega niente, va bene, e tanto di cappello, però da parte di Barbara non è stata una cosa tanto carina. Ma se guarda, Chiedere a sinceramente. follettina ma ti metti in bikini mi sembra una cosa un po', non lo so, un po' Sì. provocatoria. Quello sì, sicuramente, però comunque te fa parte dello spettacolo, fa parte del gioco, non è che noi andiamo lì, siamo bambini, allora ci mettiamo a Certo. piangere e quant'altro. Sì, Io mi sono sì. divertita, sinceramente ho avuto modo di parlare, mi ha fatto piacere perché ho avuto questa occasione e tra l'altro poi ce ne saranno altre. Ok. E no, non mi ha Dai, sono dato assolutamente contenta. Comunque, tu hai fastidio. fatto, sia tu che Follettina, avete fatto comunque un figurone. Le critiche sono Grazie. state più che altro per Barbara, per come si è un po' rapportata a voi, insomma, in modo che dal di fuori è sembrato un po' così, no? Sì, Un anche po' quando ha cattivello. detto, io vedo tra il pubblico un'altra famosissima YouTuber, non si può non notarla, tutti hanno detto per il peso, perché sei Sì, grossa, ma sì, sì. sinceramente a me non mi ha toccato proprio minimamente, Sì, proprio ok. Beh, no. l'importante è questo perché si capisce che sei una persona comunque sicura di sé Sì. anche con E i questo che fa pochi. rabbia le persone, perché dico, com'è Certo, possibile che lei, io certo. sono grossa, non sono perfetta, a parte che chi glielo è questo Certo, mondo, ovviamente. eppure piaccio, perché sono così, o mi odi o mi È ami. vero, è vero, Faccio comunque, sono molto seguita, è vero. Sì. nonostante c'è le critiche, le cose, tante critiche false, ma quello vabbè si Certo, sa. sì. E piaccio e questo dà fastidio, Lo è questo che so. scaturisce invidia nelle Sì, è persone, ma non vero, perché loro invidiano il mio aspetto fisico, è vero. invidiano Invidiano la la mia tua sicurezza. sicurezza, invidiano proprio il mio modo di essere, che me ne Certo. frego. Infatti, fai benissimo, fai benissimo. Grazie. E poi, non so se si può dire questa cosa, ma c'è stata una piccola incomprensione in questi ultimi giorni per via del Grande Fratello, si può parlarne? Sì. Praticamente è successo che tu hai annunciato la tua presenza al Grande Fratello e Sì. poi dopo però hai dovuto dire non ci sarò e la gente ha di nuovo pensato che avessi raccontato una bugia, però No, vi posso assicurare che non è così perché io comunque so, essendo in contatto con il contabile, sì, con che so. Follettina, so tutto il retroscena di pomeriggio 5, come si sono contattati e so anche che lei è veramente stata contattata per il Grande Fratello. Però non so cosa sia successo. Allora ti Sì. spiego tranquillamente. Io ho chiesto, io posso annunciare che sono andata a fare? Sì, certo, vai tranquilla, però Ok. non dire cosa devi venire a fare, ovviamente. Io l'ho annunciato, l'ho detto, ovviamente il giorno dopo ho parlato anche con la costumista, gli Sì. autori, perché io sapevo precisamente cosa dovevo fare. E nulla, praticamente il giorno dopo mi chiama l'autore Alessio e per dire, insomma, ricordarmi cosa dovevo fare e tutto. Poi circa verso le 11, che ora erano 11 e mezza più o meno, mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda Chiara, purtroppo ci dispiace, dobbiamo rimandare, abbiamo fatto una riunione ed è venuta fuori una cosa più urgente da fare, Ho non c'è capito. tempo, infatti non c'ero solo io, c'era anche un altro Sì, ragazzo convocato. ok. E nulla fa, adesso comunque non ti preoccupare, ti richiameremo la Ok. prossima volta e sicuramente adesso, perché è stata proprio Barbara d'Urso a volermi, l'hanno Sì, detto. sì, E mi hanno sì, detto che praticamente adesso presto sarà pomeriggio 5 e poi insomma sì. tutto, Ok, vediamo se allora sta non vediamo facendo. l'ora di rivederti a pomeriggio Ah, poi 5. posso, non diciamo approfittarmi, dire il fatto del casting, che qua c'è stata polemica che non è vero del Ah no, tra l'altro casting. sì, no, lo diciamo perché è stato il mio stesso casting, Esatto, ok? Quindi stessa è vero. mail e tutto. Sì, è vero, è una cosa tra l'altro reale di una casa di produzione Sì, importante, non facciamo il non si nome, non si può. può dire niente, non so se tu li hai risentiti, io finora non li ho Allora, io sentiti. ho avuto modo quando sono andata a accompagnare Follettina, Sì. quindi li ho rivisti così. E no, per adesso ancora no, dovevano ultimare le cose, poi ci facevano Ok. sapere. Ok, perfetto. Quindi la cosa è vera, non sappiamo ancora che programma sia, né per quanto riguarda me se mi può poi interessare farlo, perché da quel che ho capito,
non lo so, cioè, perché sai, io sono più per le robe trash alla Ciao Darwin, mentre invece questo mi è sembrato qualcosa di più magari serio, non lo so. Quindi... Ma secondo me è una cosa carina, novità e... vediamo, vediamo, insomma. E anche questo comunque è un trampolino di lancio. Sì, beh, quello sicuramente. E niente, Chiara, per me è stato un vero piacere averti qui. Grazie. Credo di aver esaurito le domande per ora, poi se voi avete richieste fatele. Andate tutti ad iscrivervi al suo canale che vi mettiamo qua nell'info box, perché nei prossimi giorni uscirà anche un video sul suo canale con me in cui tu intervisti me, giusto? Esatto. Quindi insomma racconteremo un po' di fatti miei sul suo canale. Quindi mi raccomando, seguitela tutti e ricordatevi di vedere quel video. Grazie. Che ovviamente condivideremo nelle storie e tutto. E poi altri video trash faremo ovviamente. Certo, ovviamente. Questo è solo il primo incontro. Se la cosa vi piace lasciateci un commento incoraggiante e noi ci rivedremo. Quindi ancora. Ciao diverti, ciao diverti. Ciao e al prossimo video sul suo canale. Ciao. Ciao.